Buongiorno, allora rieccoci con la seconda parte di queste mini lectures sulle malattie cardiovascolari e i fattori che determinano le malattie cardiovascolari. Allora, quali sono le più comuni patologie cardiovascolari? Allora, come vedete da questa diapositiva che riassume un po' dei dati pubblicati in questo report del 2020 dell'American Heart Association, all'incirca il 42-43% delle malattie cardiovascolari al giorno d'oggi nei paesi occidentali sono legate alla coronaropatia, alla coronary heart disease. Poi c'è un 17% che è legato all'ictus cerebrale e altre malattie cerebrovascolari, inclusa la demenza vascolare. Poi c'è un 9,4% dovuto allo scompenso cardiaco e un circa un 3% che comprende gli aneurismi dell'aorta e la patologia aterosclerotica arteriosa periferica, cioè coinvolge le arterie periferiche. E poi abbiamo tutta un'altra serie di patologie, dalla trombosi delle vene profonde, che potenzialmente può causare embolismo polmonare, le varie tipi di aritmie cardiache, e al giorno d'oggi meno frequentemente, molto meno frequentemente, abbiamo la cardiopatia reumatica, tipicamente valvolare, e altre patologie valvolari, e poi cardiomiopatie congenite e non congenite. Tra le cardiomiopatie di interesse ultimamente sono quelle legate al diabete, all'ipertensione, e quindi questo è il quadro. Naturalmente per le prime tre, per le prime quattro, anzi cinque, quindi tutte queste in rosso, il principale problema è l'aterosclerosi. Infatti, come vedete, l'aterosclerosi è responsabile di circa il 90% degli infarti del miocardio, del 60% di tutti gli ictus cerebrali, un'altra parte legata a problemi ipertensivi o problemi congeniti di malformazione delle arterie. E poi la maggior parte degli scompensi cardiaci cronici al giorno d'oggi sono dovuti a complicanze croniche dell'aterosclerosi. Naturalmente la maggior parte, se non la stragrande maggioranza delle patologie arteriose periferiche e molti dei casi di demenza, in primis quella vescolare, ma probabilmente in qual misura anche di altre forme di demenza. È un po' tecnico, ma penso che sia necessario spiegare cos'è il processo aterosclerotico. Il processo aterosclerotico, come vedete, questa è il vaso arterioso con l'intima, lo strato medio e lo strato adventizio. E man mano che c'è un'alterazione, adesso ne parleremo, c'è un aumento, vedete, c'è un'infiltrazione nel tessuto sottoendoteliale, vedete, si forma un progressivo aumento della placca aterosclerotica. Questo è un processo infiammatorio, stimolato da vari fattori, in primis l'eccesso di colesterolo che causa l'attivazione del sistema immunitario, la formazione di alcune cellule, si chiamano foam cells, o dei macrofagi che cercano di digerire questo eccesso di LDL colesterolo, ma morendo attivano una cascata immunitaria infiammatoria che nel tempo cresce e fa crescere lo spessore intima media perché c'è questa placca.
più o meno infiammata. Quindi all'inizio, è importante dirlo questo, il primo movens di tutto questo processo è la disfunzione endoteliale, perché i nostri vasi sanguigni hanno una guaina, questo è il lume in cui circolano i globuli rossi, il plasma, tutte le piastrine, le cellule infiammatorie, e questo è una guaina fatta da cellule endoteliali che producono una molecola che si chiama ossido nitrico, che è importante sia per mantenere la pressione arteriosa bassa, ma anche per evitare la trombosi piastrinica e l'inspessimento della tonaca media muscolare che è sottostante alla struttura endoteliale. Quello che abbiamo scoperto negli anni è che il colesterolo alto, l'ipertensione, il diabete e tanti altri fattori, lo stress ossidativo, danneggiano l'endotelio e quindi c'è una ridotta produzione di ossido nitrico, e questo è il primo movens che nel tempo porta alle altre successive fasi in cui c'è appunto, come vi dicevo, questo ispessimento, questa deposizione di materiale aterosclerotico tra la media e la guaina endoteliale, che cresce nel tempo, perché il colesterolo insieme alla pressione, a varie alterazioni delle proteine glicate, attiva queste cellule infiammatorie che crescono e causano appunto questa placca aterosclerotica. Questa è un'immagine all'eco della carotide comune, vedete, di questa arteria qui. Questa è la guaina endoteliale, questo è lo spazio subendoteliale, vedete, questa è la media e questo è il lume della carotide. E noi andiamo a misurare lo spessore tra l'intima e la media, che una persona normale dovrebbe essere inferiore a 0,5 millimetri. Attenzione, perché non è vero che l'aterosclerosi, cioè, come vedo, l'aterosclerosi è un processo progressivo di accumulo di materiale aterosclerotico, ma è dipendente in buona parte dal nostro stile di vita. Tanto è vero, vedete, questa qua è un'immagine di un ragazzo di 19 anni, questa è l'aorta, questa è naturalmente un'autopsia, il ragazzo è morto di un incidente, e come vedete praticamente ci sono già delle strie lipidiche, delle strie aterosclerotiche, e si è visto in diversi studi, sia nei morti durante la guerra della Corea e del Vietnam, che in un più recente studio pubblicato su Jack nel 93, che già persone che tra i 15 e i 30 anni che mangiano una tipica dieta americana, il 75% ha delle lesioni aterosclerotiche, e addirittura il 50% di queste persone tra i 15 e i 30 anni che consumano una tipica dieta americana hanno un'occlusione del 50% di una o più delle arterie coronariche, cioè delle arterie che erodono il cuore. Quindi, come vi dicevo, è un processo che inizia molto presto, addirittura appunto parliamo di persone che hanno tra i 15 e i 30 anni, che hanno già delle placche aterosclerotiche. Quindi il messaggio è questo, che in media, col passare degli anni, se le persone hanno dei valori elevati, come vedremo, di fattori di rischio cardiovascolari, tra cui il colesterolo, la pressione, la glicemia ed altri, aumenta il rischio, perché aumentano le placche aterosclerotiche. Naturalmente questo interagisce con la genetica, ci sono delle persone che hanno un alto rischio genetico perché hanno delle mutazioni particolari di alcuni geni, per esempio, che regolano il metabolismo del colesterolo, della pressione, o hanno dei fattori di rischio per il diabete, quindi hanno un'accelerazione del rischio, mentre altre persone, come vedremo, hanno delle mutazioni protettive, che quindi riduce il rischio.
ma in media la stragrande maggioranza delle persone hanno un comportamento di questo tipo. Quello che sappiamo è che se riduciamo i fattori di rischio cardiometabolici, possiamo praticamente ridurre l'inclinazione di questo rischio e quindi ridurre drasticamente il rischio. Perché dico questo? Perché sono dati reali. Vedete, questo è uno studio pubblicato su Lancet del 2017. Sono delle persone che, questi qua hanno studiato praticamente 705 uomini e donne che vivono nella foresta amazzonica boliviana, che quindi sono delle persone che consumano una dieta ricca di cibi non processati, un sacco di verdure, di frutta, tapioche e altre, poi ne parleremo di questa cosa qua, fanno molta attività fisica, non fumano, poco stress. E vedete che in queste persone la stragrande maggioranza, l'85% di questi forager, horticulturalist people, quando hanno fatto una TAC delle coronarie, hanno visto che il calcium score non esiste nell'85% di queste persone. E mentre nelle persone, cioè, praticamente che mentre nelle persone occidentali che mangiano di dieta americana, già tra i 45 e i 54 anni il 25% ha un calcium score superiore a 100 e diventa praticamente la stragrande maggioranza nella fascia tra i 75 e i 84 anni. Il 92% delle persone invece di questi boliviani non hanno, hanno zero calcium score, diventa il 65% in quelli che hanno zero, in quelli che hanno tra i 65 e i 84 anni, ma la cosa più importante è che in questi boliviani le persone che hanno un calcium, coronary aterosclerosis calcium score superiore a 100, quindi che inizia a essere patologico, è soltanto un 8% tra i 75 e 84 anni. Quindi questo qual è il messaggio? Il messaggio è, ne parleremo dopo, che non è vero che la patologia aterosclerotica, quindi l'infarto del miocardio su base aterosclerotico, l'ictus cerebrale su base aterosclerotico, tutte le altre patologie che abbiamo detto hanno a che fare con i problemi dell'aterosclerosi, sono inevitabili, che sono un evento progressivo che aumenta all'aumentare dell'età. Non è assolutamente vero. Questo ed altri studi chiaramente dimostrano che se delle persone per tanti anni hanno dei fattori di rischio bassi perché hanno uno stile di vita sano, non sviluppano placche aterosclerotiche nelle coronarie, misurato con la TAC. Mentre, come ho detto prima, delle persone giovanissime che hanno consumato fin dalla tenera età una tipica dieta occidentale hanno già, tra i 15 e i 30 anni, delle placche aterosclerotiche. Quindi spero che il messaggio sia chiaro. Queste sono delle immagini, sempre per supportare quello che vi dico, queste sono immagini che ho acquisito io quando lavoravo negli Stati Uniti. Questa è una persona di 82 anni che consumava una dieta in restrizione calorica ricca di vegetali, legumi, povera di nulla, di cibi processati raffinati. Vede praticamente che non hanno placche aterosclerotiche, la carotide comune non c'è nulla. Questa invece è una persona che ho usato come controllo, è un esempio naturalmente, ma per farvi capire, questa è la carotide comune destra di una persona di 77 anni, un corridore, un master athlete che correva 50-60 km a settimana, e vede praticamente tutto questo qui. Questa è una placca, una bella placca aterosclerotica, anche qui la vedete, c'è un aumento dello spessore con delle placche. Sempre la stessa due persone, questa è la biforcazione delle due carotidi interna ed esterna, e vedete praticamente qui
non ci sono placche, mentre in questa, sempre in questa persona qui c'è una bellissima placca aterosclerotica qui, e questa, eccola, e questa invece è la carotide interna, sempre di questa persona, vedete, pulita, non c'è deposito, c'è 82 anni, e questa invece è una placca che occlude il 50% della carotide interna, vedete, praticamente tutto questo materiale aterosclerotico, cellule immunitarie, colesterolo, tutto questo processo aterosclerotico. Quindi vi dicevo, man mano che questo processo aterosclerotico, vedete, aumenta e inizia a occludere il vaso, la placca diventa sempre più infiammata e a un certo punto il cappello di questa placca, per motivi che ancora stiamo cercando di capire, ma che hanno a che fare con l'infiammazione, può erodersi. E quindi quando si erode, la placca da stabile diventa instabile. E cosa succede? C'è una ferita. Le piastrine sopraggiungono per cercare di chiudere la ferita, come quando avete una ferita, le piastrine chiudono la ferita per bloccare il sanguinamento, ma queste piastrine poi naturalmente crescono, causano un trombo che occlude completamente il lume dell'arteria coronarica e a valle di questo trombo il tessuto muore perché non arriva più ossigeno e nutrienti. Vedete, questa è una placca ulcerata, questa è una carotide. All'autopsia, una coronaria all'autopsia, questo è un trombo che ha completamente chiuso il lume arterioso. Naturalmente non avviene soltanto nelle coronarie, ma può venire nel cervello e quindi fare un ictus, può avvenire in un'arteria renale e causare una acute renal failure, cioè un'insufficienza renale acuta, oppure può avvenire in un'arteria mesenterica, quindi causare un infarto mesenterico dell'intestino o un embolismo polmonare. Vedete, praticamente questa è un'immagine radiografica dell'occlusione dell'arteria coronarica e questa invece, vedete, proprio è il trombo che chiude l'arteria coronarica anteriore discendente. E questo, tutta questa zona nera qui è zona necrotica, qui il tessuto è morto perché non ha dato più ossigeno e nutrienti. Spero di essere stato chiaro. Naturalmente il processo aterosclerotico, come vi ho detto, avviene, può colpire le arterie carotidee, quindi cerebrali, causare ictus e demenza vascolare di cui ne parleremo dopo. A livello dell'aorta può causare sia dissezione che dilatazione e poi rottura, quindi un aneurisma che può rompersi. A livello dell'arteria renale, come ho detto, può causare, anche se più raro, può causare una trombosi, ma più frequentemente questo processo aterosclerotico causa un'ipertensione renovascolare compensatoria con una insufficienza renale. A livello mesenterico può causare un'ischemia acuta mesenterica. E poi a livello delle coronarie, beh, sappiamo l'angina stabile, instabile e l'infarto del miocardio. A livello periferico può causare un'occlusione dei vasi arteriosi che portano il sangue alle gambe. E questa è la tipica sindrome dalla vetrina, cioè persone che camminano, hanno dolore, si fermano e poi ripartono perché quando fanno attività fisica il muscolo richiama sangue. Ma siccome l'arteria è parzialmente occlusa, il sangue che arriva al muscolo è limitato, quindi hanno questo dolore, questa incapacità funzionale. E questo, come dicevo appunto, l'aneurisme, se questo processo aterosclerotico va a distruggere il vaso e quindi va a causare alterazioni della tunica media della ventizia, si può avere una dilatazione, una dissecazione di un vaso tipo l'aorta che a un certo punto può rompersi e causare un aneurisma dissecato che con potenziale morte del paziente. E per oggi è tutto. Era importante spiegarvi questo processo perché poi nelle prossime lezioni, quando spiegheremo l'impatto dei diversi fattori di rischio degli stili di vita, è fondamentale che voi sappiate questo, come il processo aterosclerotico
si sviluppa e così potete intuire anche la potenza di questi fattori di rischio e degli stili di vita su questi fattori di rischio e quindi sulla progressione della placca aterosclerotica nelle varie fasi. Saluto, a presto.